Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e a tutti a questo secondo appuntamento della rubrica Tu per Tu con Federico Batini, incentrata sul tema della valutazione e della lettura ad alta voce. Abbiamo qui con noi appunto il professor Batini, professore all'Università di Perugia e direttore scientifico del progetto Leggimi Ancora. L'appuntamento di oggi sarà incentrato su dei consigli di lettura e avvicinandosi quella che è una delle festività più amate dai bambini e dalle bambine, il professor Batini ci consiglierà appunto dei libri, delle letture per il Natale. E quindi io lascio la parola a lei, professore, e ci dica cosa possiamo leggere durante le festività natalizie. Grazie, grazie Martina. Sì, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Si avvicina la festività del Natale e come sappiamo il momento del Natale è il momento in cui anche i bambini, no, hanno un tempo maggiore da trascorrere con i loro familiari e hanno la possibilità anche di chiedere alcuni regali. Allora, bisogna trovare il modo per sollecitare la voglia di dedicare anche parte del proprio tempo a leggere, magari insieme ai genitori, delle storie. Per far questo ci sono diverse modalità. La maggior parte di noi che cosa fa? Consiglia, dà dei consigli di lettura. Ora, attenzione perché per dare dei consigli di lettura si può fare in tanti modi, quindi il primo consiglio di lettura che do non è un titolo, ma è una modalità, cioè quella di, per quanto possibile, procurarsi almeno alcuni di questi titoli e approfittare dei giorni che ci separano dalle vacanze di Natale per incuriosire le bambine e i bambini con cui lavoriamo. E come facciamo a incuriosirli? Beh, il modo migliore è quello di leggere l'incipit. Leggere l'incipit di queste storielle, di questi albi, di questi romanzi, consente di solleticare, di sollecitare la curiosità dei bambini e delle bambine e quindi magari la proposta. Allo stesso modo possiamo mandare un messaggio di auguri ai genitori delle bambine e dei bambini con cui lavoriamo e chiedergli di dedicare un tempo nelle loro vacanze di Natale alla lettura insieme ai loro figli. Sappiamo questo quanto è importante e quanto, come dire, connoti la lettura anche di una valenza affettiva che è molto importante da tenere e da sostenere. Quindi, diciamo che l'idea di far assaggiare le letture ai bimbi e alle bimbe con cui lavoriamo, ma l'idea allo stesso tempo di proporre ai genitori di trascorrere del tempo con i loro figli, un tempo di qualità leggendo insieme delle storie, possono essere sicuramente due proposte interessanti per il Natale. Ricordiamoci però, no, ovviamente, visto che siamo all'interno di Leggimi Ancora, che l'attività di lettura quotidiana ad alta voce all'interno del contesto scolastico è l'attività che di più, no, aumenta i muscoli dei bambini e delle bambine con cui lavoriamo. La nostra lettura per loro ad alta voce di racconti, romanzi, albi illustrati fa sì che si motivino alla lettura e quindi la motivazione nei confronti della lettura cresca e allo stesso tempo che la voglia di leggere, i muscoli per comprendere, per accedere, per avere più possibilità di fruire del piacere della lettura e la motivazione perché questo accada. Ok, allora diciamo che possiamo passare a dei consigli. Allora inizierei con un classico perché i classici nella letteratura per la seconda infanzia, diciamo così, rivestono un ruolo molto importante. Un libro che ho già consigliato altre volte, ma che è un inossidabile capolavoro, è Skellig di David Almond,
Questo libro racconta la storia di Michael. Michael che è in una situazione un po' particolare perché si è trasferito, quindi hanno cambiato casa e quindi lui ha perso un po', no? Tutti i legami, tutte le amicizie che nel quartiere precedente, come dire, gli consentivano anche di passare piacevolmente del tempo. In più c'è una situazione familiare particolare perché Michael ha una sorellina molto piccola. Questa sorellina però è nata con un problema congenito, un problema di salute che le richiede di entrare e uscire dall'ospedale. Ora immaginatevi un trasloco, una bimba piccola che sta male. Beh, non si può dire che l'attenzione dei genitori sia tutta su Michael, anzi i genitori di Michael, che sono delle brave persone, si sentono un po' in colpa per questo. E quindi Michael si trova in una situazione, come dire, di difficoltà, perché appunto non ha i suoi amici, non sa come passare il tempo, non gli piace nemmeno tanto, almeno all'inizio, la casa in cui si sono trasferiti, e soprattutto non gli piace l'idea di essersi spostato. È preoccupato per la sorellina, allo stesso tempo è un po' infastidito dalle attenzioni tutte spostate su di lei. I genitori, scusatemi, gli hanno vietato una cosa. Nel giardino della nuova casa che hanno acquistato c'è un capanno, un vecchio capanno, una rimessa per gli attrezzi, insomma, no? È pericolante e quindi gli hanno detto di non avvicinarsi. Allora, che cosa fa Michael? Beh, quello che fa qualsiasi ragazzino quando passa del tempo da solo, non è controllato, gli è stata vietata una cosa, si incuriosisce di quella cosa. Quindi piano piano si avvicina a questo ripostiglio. Dentro questo ripostiglio farà l'incontro più incredibile che si possa fare. Incontrerà un essere, non viene lasciato... Per tutto il romanzo non viene mai definito questo essere. Che cos'è? È un uccello? È metà uomo, è metà uccello? È un vagabondo? È un angelo? Non si capisce bene. Si sa che è molto scontroso inizialmente e però appunto Skellig, questo essere incredibile, costruirà insieme a Michael un rapporto e costituirà in qualche modo lo specchio attraverso il quale Michael potrà crescere e superare il momento di difficoltà che sta vivendo lui e che sta vivendo la sua famiglia. È un capolavoro assoluto, un libro entusiasmante, e come dico spesso invidio quelli che ancora debbono leggere. È un libro adattissimo agli ultimi anni della scuola primaria, ma è adattissimo anche per gli adulti. Ok, andiamo avanti e abbiamo anche da parte della collana Colibrì di Giunti una serie di novità proprio in arrivo, diciamo così, che vi segnalo. C'è Il treno di Bogotà di Roberto Piumini. Roberto Piumini non ha bisogno di presentazioni, ha pubblicato una quantità di libri incredibili per oltre 60 editori italiani, è tradotto almeno 70 suoi titoli, sono tradotti all'estero, è stato tra gli autori e gli autori della storica trasmissione televisiva L'Albero Azzurro, insomma è universalmente conosciuto come uno degli autori più importanti di libri per ragazzi. Il treno di Bogotà che cos'è? Il treno di Bogotà è un treno un po' particolare, è un treno speciale, un treno unico, un treno particolare, magico, perché è un treno che strada facendo perde i vagoni, ma soprattutto è un treno che ha la capacità di comprendere, di sentire il sentimento, quello che prova ciascuno degli occupanti, e quindi proprio per questo di perdere i vagoni, perché lascia
ogni vagone, diciamo così, nel contesto, nel luogo adeguato al sentire dei suoi passeggeri. Quindi una bella storia per i primi anni della scuola primaria, per i primi anni della scuola primaria, è assolutamente consigliato. Clara nella nebbia è un'altra novità Colibrì di Simone Frasca, che è un autore che ha già pubblicato altri titoli nella stessa collana, e che appunto è uno sia scrittore che illustratore di libri per ragazzi, e anche un animatore di laboratori per bambini. Allora, Clara ha 6 anni, e quindi qui l'identificazione, no, per i nostri bambini diventa facile, i bambini dei primi anni della primaria. È un po' scontrosa, una tipa un po' scontrosa. L'unica sua grande passione sono i fumetti, al punto tale che i suoi fumetti preferiti escono dalle pagine del libro per parlare con lei. In realtà si scoprirà che forse non è proprio scontrosa e né tanto distratta come gli imputano gli adulti, ma grazie a una nonna un po' più capace di osservare, forse si può pensare che Clara, da quel titolo, è soltanto miope. Ok? Un'altra autrice importante, Luisa Mattia, anche lei con un'esperienza molto importante nella televisione per ragazzi, una delle autrici dei testi di Melevisioni, una scrittrice che ha vinto anche il premio Andersen 2008 come miglior scrittrice, ci riporta, e spiego perché dico ci riporta in compagnia dei fratelli Tempesta. I fratelli Tempesta l'abbiamo già incontrati in un suo libro, sempre edito da Giunti nella collana Colibrì, che è La congiura delle zie. Anche questa volta c'è un qualcosa da risolvere, la sparizione del piede di una statua dal museo di Ostia Antica. Quindi ci sono sempre queste zie particolarissime, buffissime, e c'è sempre il mistero da risolvere. Quindi i tre fratelli Tempesta ci accompagneranno in questa divertente avventura. Anna Vivarelli è anche lei un premio Andersen nel 2010, e ci propone due romanzi in uno. Si chiama La luna e il soldato, si chiama questa novità di Colibrì, e si tratta di due romanzi brevi che ci raccontano la Seconda Guerra Mondiale vista dal punto di vista dei bambini. In un caso è una ragazzina che racconta la sua vita sotto i bombardamenti a Torino, e il secondo invece è ambientato nell'Appennino, dove c'è Gabriele che incontrerà un giovane disertore tedesco. Ecco, questo romanzo invece direi per la seconda parte della scuola primaria. Ecco qua, quindi queste novità di Colibrì che mi sento di consigliarvi come letture natalizie. Ora invece torniamo a altre proposte. Una proposta che vi faccio è quella di una serie, ma in particolare viene consiglio uno. Il titolo è, gli autori sono Colas Gutman e Marc Boutavant, e il titolo è Cane Puzzone va a scuola, è edito da Terre di Mezzo. Cane Puzzone va a scuola, è un personaggio già noto, Cane Puzzone, c'è una serie a lui dedicato. Questo è il secondo
volume della serie. Vorrei leggervene un pezzettino, l'incipit. Da quando è nato, Cane Puzzone si è mangiato 157 salsicce avariate. Si è bevuto 3,5 litri di candeggina e ha persino rischiato di morire intossicato col veleno per topi. E tutto perché non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone. Ma ora basta! Cane Puzzone andrà a scuola e annuncia la grande notizia al suo fedele compagno Piatto. Spiaccigatto! Oggi imparerò a leggere. Che stai dicendo, Cane Puzzone? Sono appena stato ammesso alla Real Accademia Canina per una giornata di prova. E come sei stato scelto? Mi hanno sorteggiato tra i cani randagi del quartiere, spiaccigatto. La ruota gira, sto per diventare un cane istruito. Spero che la maestra sia gentile e che in mensa si mangi bene. Calma, Cane Puzzone, non vai mica a scuola per mangiare crocchette. Ma niente può frenare l'entusiasmo di questo animale dal pelo malconcio. Avrò un astuccio e forse anche una gomma. Poi tutto a un tratto Cane Puzzone fa un'espressione triste, come uno yogurt scaduto. Oh, spiaccigatto, che disastro! Io non ho una cartella. Prendi questo sacchetto per l'immondizia. È quasi vuoto. Grazie, spiaccigatto. Mi accompagni? Certo, a patto che stasera tu mi legga una storia. Qua la zampa, amico. E quindi Cane Puzzone andrà a scuola. Quindi una storia davvero divertente. L'esperienza scolastica non sarà per Cane Puzzone priva di difficoltà, no? Però, con il suo solito entusiasmo e con la determinazione che l'entusiasmo gli consente, Cane Puzzone supererà tutti gli ostacoli e riuscirà nella sua avventura. Quindi un testo divertente, per anche questo direi più per i primi anni della scuola primaria. Ok, andiamo avanti. Un altro semiclassico italiano e appunto di Beatrice Alemagna e i cinque malfatti. Beatrice Alemagna ha questa capacità di scrivere questi meravigliosi albi illustrati che in qualche modo lavorano sulla destrutturazione del nostro modo di pensare, no? In altri incontri di consiglio bibliografico, sempre di Leggimi Ancora, abbiamo parlato per esempio del suo Nel paese delle pulcette, che va bene anche per i più piccolissimi, fin dal nido, in cui c'è questa meravigliosa festa di pulci che però si può usare anche con i ragazzi più grandi, si può usare anche alla scuola primaria, senz'altro. C'è una festa, nel materasso viene data una festa da una delle pulci. E allora, quando arrivano a casa tutte le varie pulci per partecipare alla festa, a casa di questa pulcetta che la dà, e scoprono che sono tutte diverse. Sono diverse per colore, sono diverse per forma, per dimensioni, quella è grassa, quella è bassa, quella è lunga, quella è corta, eccetera, eccetera. E all'inizio ciascuna pensa che la forma corretta, la forma giusta sia la propria, come normale che sia. Ma poi, appunto, piano piano scopriranno che proprio nella diversità sta la bellezza. I cinque malfatti. Sono partito Nel paese delle pulcette perché il tema è simile. I cinque malfatti sono cinque tipi strani. Uno è tutto bucato, uno è molle, sempre mezzo addormentato, un altro è piegato in due, un altro è capovolto, per guardarla in faccia ti devi mettere a testa in giù. Lasciamo stare, proprio il quinto invece è proprio così sbagliato che più sbagliato non si può. Questi cinque bei soggetti abitano insieme in una casa che ovviamente è sbilenca. E che cosa fanno?
Non fanno niente. Non fanno niente finché arriva in mezzo a loro, quasi come fosse, come dire, uno specchio in cui vedersi per la prima volta, arriva il perfetto. Arriva quello perfetto. È un testo molto bello anche questo, non spoilerò il finale, è un testo molto bello e come bello anche dal punto di vista della grafica e delle illustrazioni, come tutti i libri di Beatrice Alemagna, e ha anche una forte carica riflessiva. Anche questo direi va bene per tutta la prima, con particolare attenzione direi per i più piccoli, per i più piccoli, per la prima e la seconda, i cinque malfatti. Una proposta recente, molto recente, sostanzialmente il rapimento è uscito da poco, è il rapimento in biblioteca. Rapimento in biblioteca è scritto da Margaret Mai con Quentin Blake. Margaret Mai è un'autrice importantissima che ha avuto appunto il premio Andersen, quello internazionale, non quello italiano, e ha vinto due volte la Carnegie Medal, che è una dei premi più importanti negli Stati Uniti per gli autori di libri per l'infanzia e per i giovani, e appunto è conosciuta in tutto il mondo, è scomparsa purtroppo da alcuni anni. Quentin Blake invece perché è famoso in tutto il mondo? È famoso in tutto il mondo perché tra gli tantissimi scrittori, e soprattutto inglesi, che ha illustrato, tutti ricordano le sue illustrazioni di Dahl, di Roald Dahl. Ecco, questo per dire chi sono gli autori, no? Quindi promettono bene. Che cos'è il rapimento in biblioteca? Rapimento in biblioteca è la storia, è una storia sul potere della lettura. In pratica che cosa succede? Succede che ci sono dei briganti, una banda di briganti feroci che rapisce la bibliotecaria. Rapisce la bibliotecaria con quale obiettivo? L'obiettivo è quello di avere dal comune, ottenere dal comune un riscatto. Però che succede? Succede che sfortuna delle sfortune, ovviamente visto dal punto di vista dei rapitori, sfortuna delle sfortune, tutti questi briganti si ammalano di varicella e quindi devono stare a letto. E allora la bibliotecaria, ormai che è lì per passare il tempo, che cosa fa? Gli legge delle storie. Gli legge delle storie, e man mano che legge queste storie succede che questi briganti cambiano. E quindi è proprio una storia sul potere che ha la lettura, e quindi una storia bellissima, appena uscita, che consiglio vivamente, potrebbe essere anzi il libro di Natale. Va bene un po' per tutte le età, chiaramente per i più piccolini sarebbe meglio con la lettura da parte dei genitori, per i più grandi può essere anche una lettura autonoma da fare durante le vacanze di Natale. Allora, poi un'altra nuova uscita è un albo di Luca Tortolini e di Marco Somà, che va bene per i bambini dai 5, anche ovviamente con la lettura da parte dei genitori. Si chiama Che cos'è la scuola? La scuola, che tra l'altro è anche, come dire, una sollecitazione per noi, quindi è una bella lettura anche per un insegnante. Mi piace molto questa frase che c'è scritta nell'esergo del libro, no? La scuola è uno spazio aperto anche quando è al chiuso. Quindi è proprio tutti questi animali che vanno a scuola, e appunto all'inizio c'è questa definizione, no? La scuola è uno spazio aperto, anche quando è chiuso, cambia sempre, perché ogni giorno c'è qualcosa
di nuovo. Nella scuola ci sono i bambini e le bambine, sono di tanti tipi e tante forme, con i propri gusti e i propri interessi. La somma di tutte le differenze compone la scuola. Quindi Terre di Mezzo, questo è un bell'albo, è un omaggio alla scuola, eh? È un omaggio alla scuola, quindi è una lettura, tra l'altro è interessante, no? Far fare questa lettura ai bambini insieme ai propri genitori, pensateci un po', no? È anche un modo per invitarli a riflettere sulla scuola. Allora, Noi è un libro di Elisa Mazzoli e Sonia Maria Luce Possentini che l'ha illustrato. Anche questo si può utilizzare dai 5 anni, ha vinto un sacco di premi. La storia qual è? La storia è raccontata da Filippo, che è un bambino della scuola primaria, che è un bambino senza nessuna difficoltà, eh? È un bambino ben inserito, ha il suo gruppo di amici. Amici vuol dire sostanzialmente giocare, divertimento, eccetera. C'è un bambino che ha un occhio molto sproporzionato e tutti lo chiamano Occhione. E questo bambino, a raccontarla dal punto di vista degli altri bambini, sta sempre da solo, ma in qualche modo, no? Nessuno gli si avvicina. Un pomeriggio Filippo è a scuola perché i genitori devono andare a una riunione con gli insegnanti. Guardandosi intorno nel cortile, lui è rimasto lì nel cortile della scuola, si accorge di essere solo nel cortile con Occhioni, questo bambino che tutti chiamano Occhioni. E allora deciderà di provare a rompere questa barriera, no? Che in qualche modo, senza volerlo, senza tanto nemmeno saperlo, lui e i suoi compagni hanno eretto nei confronti di questo bambino che appunto a cui hanno dato nome Occhione. Prima ho citato Dal, ovviamente tra le letture consigliate assolutamente Dal c'è sempre, no? Gli Sporcelli, La fabbrica di cioccolato, Matilda, il GGG, ma anche i romanzetti più brevi sono meno noti, ma molto 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 carini, molto particolari. Quindi sicuramente possiamo inserire anche Dal. Alcuni titoli così in ordine un po' sparso, prima di arrivare a tre proposte per il termine della scuola primaria, direi Teresa è nervosa di Geminiani e Ceccoli 2001, direi Gio Denti di Ferro, edito da Giunti, sempre se non sbaglio nella collana Colibrì di Gianna Carioli, La squadra acchiappa fantasmi e La pista di ghiaccio, Beisler di Funk, Il pinguino senza frac di D'Arzo, edito da Corsiero, Le fiabe incatenate di Solina Sdonghi, edito da Topi Pittori, e Il nemico di Davide Calì, edito da Terre di Mezzo. Questi sono dei titoli di cui non parliamo nel dettaglio per carenze di tempo. Tra i titoli Colibrì mi ero dimenticato di richiamare anche di qualche anno fa, ma sempre molto interessante, di Vanna Cercenà, Una gatta in fuga, che è una bella storia di separazione, perdita e relazione, una storia in cui ci sono un sacco di metafore, così come sempre per parlare di metafore e diciamo in maniera un po' diversa, di emozioni, Il buco, edito da Gribaudo, è un testo molto 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 interessante. Ok,
Diciamo che poi, appunto, senz'altro non ho parlato invece di quelli a tema natalizio, perché qualcuno di voi forse lo ricorderà, abbiamo fatto l'anno scorso una rassegna un po' simile a questa, ma molto incentrata sul tema natalizio, quindi vi rimando a quella, che è comunque sempre visibile nel sito di Giunti Scuola, per recuperare gli albi e i romanzi proprio a tema natalizio, diciamo intonati al periodo. Adesso veniamo a tre autori, autrici di graphic novel che sono perfette per gli ultimi anni della scuola primaria. Una, vabbè, è autrice di tantissimi albi e di tantissime graphic novel e anche illustratrice di graphic novel di altri, è famosa in tutto il mondo, è un'eroina, diciamo così, per la fascia d'età, soprattutto per le bambine dai 10 ai 12, diciamo così. Sto parlando di Raina Telgemeier. Coraggio, è questo qua, Smile, Sorelle, In scena, Fantasmi, sono alcuni dei suoi titoli più belli, insomma, più interessanti e disponibili in italiano. La storia è in questi, almeno che ho menzionato adesso, è Raina stessa la protagonista, e che affronta le diverse tappe di sviluppo. E quindi è un disegno molto, vedete, un disegno molto molto contemporaneo, uno stile, quello di Raina Telgemeier, ormai riconoscibilissimo per la fascia d'età di riferimento. È un ottimo modo per affezionare alla lettura e trovare dentro la lettura cose, come dire, che parlino direttamente e senza tanti fronzoli, senza tanti approcci un po' adultocentrici a volte, no? Della letteratura per questa fascia d'età. Altra cosa particolarmente interessante, sempre per i bimbi e le bimbe più della fase terminale della scuola primaria, è Brenna Tumblr, Invisibile. Invisibile è la storia di una doppia invisibilità, perché Majory, che ha 13 anni, sappiamo, no, che i bimbi e le bimbe si identificano più volentieri quando cominciano ad avere 7 anni, si identificano più volentieri in quelli un pochino più grandi. Perché chiaramente sono le tappe di sviluppo successive che le aspettano, quindi, no, per esempio i libri che sono ambientati all'ingresso della scuola secondaria di primo grado, delle scuole medie, piacciono, e che parlano degli anni delle scuole medie, piacciono tantissimo ai bambini che fanno la quarta e la quinta primaria, ovviamente se sono scritti bene, se sono belli, eccetera eccetera, però no, questo meccanismo. Quindi, dicevo, Majory ha 13 anni e non ha una vita oggettivamente semplice, perché sta cercando, appunto, di sopravvivere alla scuola media, dove non è una ragazza popolare, anzi a lei sembra di essere invisibile. Sembra che nessuno la noti, nessuno la vede, anche perché Majory ha una giornata molto impegnata, perché deve, tra le altre cose, è costretta a gestire lei in gran parte anche la lavanderia di famiglia, e in cui ha a che fare con clienti difficili, scortesi, molesti quasi, e con compagni di classe poco carini. Allora, finché incontra Wendell. Wendell chi è? Wendell è un fantasma,
Una lavanderia con l'abbondanza di lenzuoli, no? Un fantasma si nasconde anche bene, soprattutto un fantasma appunto che classicamente si presenta nella storia con il lenzuolo. E quindi ci sono due invisibilità che vengono confrontate, che si mettono a confronto. Da una parte c'è l'invisibilità percepita da parte di Marjorie, quello che lei vive, no? La sua difficoltà di inserimento nel gruppo dei pari, dall'altra c'è l'invisibilità di Wendell, che è un'invisibilità invece tecnica, un'invisibilità reale. Quindi inizia con questo incontro non piacevolmente, perché Wendell cerca di fare amicizia con Marjorie, ma le provoca soltanto guai. Ma poi appunto piano piano questa amicizia sarà anzi, no, un'occasione di crescita e di sviluppo. Chiudo con una delle graphic novel di Silvia Vecchini e Suazo. Suazo è l'illustratore, la coppia è una coppia anche nella vita. Si intitola Le parole possono tutti. Perché ho detto uno? Perché ce ne sono diverse graphic novel, c'è anche per esempio 21 giorni alla fine del mondo, ma diverse scritte da questa coppia, che sono, almeno insomma, tutte quelle che ho letto fino adesso sono davvero azzeccate. Anche qui un bel tratto, un bel disegno. Ok, e dei temi molto interessanti. La protagonista è Sara, la protagonista delle parole non possono tutto è Sara. Sara è silenziosa, chiusa, timida, però le è successo un incidente. I suoi si sono separati recentemente e ha pure litigato con la sua migliore amica, quindi tutto questo ha contribuito alla sua chiusura. Sua chiusura che le provoca anche una volontà in qualche modo di piccola ribellione, ma questa situazione, diciamo così, fa sì che lei venga convocata insieme alla mamma a scuola e le vengano offerte due alternative: di fare volontariato di pulizia e nel parco, oppure di fare volontariato alla casa di riposo. Sara sceglierà la casa di riposo, e alla casa di riposo le viene assegnata un'anziana mamma. Prima che riesca a raggiungere e a iniziare il suo rapporto con questo anziano che gli è stato affidato, viene fermata da un altro ospite della casa di riposo, che è un vecchio che tutti considerano un po' strano, al limite della sanità mentale, diciamo così, il signor T, che ha invece una serie di storie bizzarre e soprattutto che insegna a Sara l'alfabeto ebraico. E sarà proprio attraverso questa relazione che Sara, piano piano, attraverso le lettere e i significati delle lettere dell'alfabeto ebraico e l'acquisizione da parte sua delle parole, riuscirà attraverso queste parole a trovare il significato e il significato del suo posto nel mondo. Una bella storia, davvero una bella storia. Bene, direi che abbiamo una serie di consigli di Natale. Ovviamente poi potete chiedere, se avete bisogno di altri titoli, vi mandiamo molto volentieri altre indicazioni. Erano una serie di proposte, vale soprattutto la prima, cioè quella di fare più proposte ai bambini e alle bambine con cui lavorate, e soprattutto, se potete, se riuscite, ma se siete insegnanti che aderiscono a Leggimi Ancora riuscite senz'altro, fargliele assaggiare attraverso piccoli brani letti in classe, per motivare a richieste magari di regali di Natale in cui
nell'elenco delle tante tecnologie che sicuramente ci saranno, ci si inserisca anche un libro e magari accendere la curiosità nei confronti di un libro per particolare. Grazie. Grazie professore per i preziosi consigli di lettura e per questa panoramica piena di stimoli su questi titoli di libri per ragazzi, anche perché alla fine l'auspicio è che sotto l'albero ci sia sempre qualche libro. E io in chiusura voglio ricordare alle persone che ci stanno seguendo che questi appuntamenti della Tu per Tu con Federico Batini fanno parte sia della rubrica A Tu per Tu con l'esperto che del progetto Leggimi Ancora, e da domani la registrazione di questo appuntamento sarà disponibile sul sito Giunti Scuola nella sezione dedicata alla formazione, quindi sia sulla pagina dedicata al progetto Leggimi Ancora che sulla pagina dedicata alla rubrica. E io la ringrazio di nuovo professore e saluto ricordando il prossimo appuntamento della Tu per Tu con Federico Batini, che sarà il 19 di gennaio, nel quale lei ci parlerà del tema lettura e compiti di realtà. E niente, io saluto tutte e tutti e saluto lei professore. Arrivederci, auguri.